Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video in cui parleremo dei tracciati connessi e dei tracciati di scostamento e vediamo come usarli utilizzando un esempio pratico. Infatti qui abbiamo una strada principale a cui è associata un profilo ed una livelletta e una strada secondaria che passa al di sotto a cui è associata anch'essa un profilo, una livelletta di progetto. Ed un profilo del terreno. Vogliamo realizzare una rampa che dalla strada secondaria conduce alla strada principale e lo facciamo sfruttando appunto i comandi tracciato connesso e tracciato di scostamento. Questi due comandi qui. Allora, innanzitutto, per semplicità, spegniamo il layer dove è posta questa ortofoto e spegniamo anche la superficie, quindi diamo uno stile di visualizzazione vuoto per capire meglio quello che facciamo. Allora, la prima cosa da fare è creare un tracciato connesso sia per la strada principale che per quella secondaria. Quindi ci rechiamo nella scheda inizio, tracciato, crea tracciato di scostamento. Selezioniamo il tracciato principale, da inizio a fine, qua ci chiede il numero di scostamento a destra e a sinistra, uno va bene, uno per la destra e un altro per la sinistra. Criteri di allargamento ci chiede se vogliamo applicare le specifiche della norma 5.11.2011 per l'allargamento in curva, non ci interessa, e qua ci dice di creare un profilo di scostamento, cioè se diamo una pendenza di 2,5%, questo profilo di scostamento avrà una pendenza del 2,5% rispetto al profilo principale. Quindi, ok. Ed ecco creato il nostro profilo di scostamento. Funziona dinamicamente al modellatore, cioè se spostiamo il tracciato, questo tracciato, chiedo scusa, segue il tracciato principale. Bene, facciamo la stessa cosa anche per il tracciato secondario, quindi crea tracciato di scostamento, diamo un allargamento diverso di 3 e 2 e una pendenza trasversale anche qui del 2,5%. Perfetto. Per creare la rampa di collegamento bisogna utilizzare il tracciato connesso. Che cosa fa il tracciato connesso? Connette due tracciati che si intersecano. E automaticamente anche il profilo della rampa sarà la connessione tra il punto di intersezione con questo tracciato e il punto di intersezione con questo. Per capirci meglio, creiamo tracciato connesso, seleziono il primo tracciato, questo tracciato di scostamento, il secondo tracciato è questo. Il programma ci chiede di selezionare una posizione per il tracciato connesso, questa qui ci va bene, quindi premiamo invio. Ed esce questa schermata. Allora, innanzitutto possiamo iniziare a dare un raggio della curva, una sovrapposizione alla connessione. Qua nella scheda generale niente di nuovo. Criteri di progettazione, per il momento togliamo questa spunta. E profilo connesso. Qua ci chiede il profilo 1 di connessione, strada secondaria destra e strada principale destra. Perfetto. La lunghezza e la parabola, diamo le lunghezze corte. Io consiglio di dare delle lunghezze corte sia nella parabola che del raggio, perché altrimenti rischiamo di di avere delle soluzioni impossibili. Tanto questi valori possono essere modificati anche dopo. Diamo ok, e questo è il tracciato della nostra rampa. Perfetto, iniziamo a creare i modellatori di queste due strade. Io qua ho preparato delle sezioni tipo, una per la strada principale, l'altra per quella secondaria. Quindi partiamo con quella principale, modellatore, lo chiamiamo strada principale. Sezione tipo strada principale, superficie obiettivo per il momento nessuna, impostiamo tutte le frequenze, tutte a 1 va bene, tutto un metro, e diamolo ok.
creiamo il modellatore anche per il secondo tracciato, quindi strada secondaria, sezione tipo strada secondaria, impostiamo anche qui tutte le frequenze, ad esempio 1 metro, e diamo l'ok. Perfetto, adesso bisogna realizzare il modellatore di questa rampa. Cambiamo anche lo stile di annotazione. Fare ciò bisogna creare una nuova sezione tipo che andremo a chiamare rampa. Ok, la mettiamo qui sotto. Apriamo di nuovo la nostra tavolozza degli strumenti, diamo una corsia dalla parte destra di 4 metri. Perfetto. Possiamo già creare il modellatore della rampa perché il profilo l'abbiamo già perché ha connesso il profilo di questo tracciato con il profilo di questo. Quindi molto semplicemente modellatore, lo chiameremo rampa, sezione tipo rampa, tracciato, tracciato connesso sarebbe la nostra rampa, profilo, tracciato connesso, superficie obiettivo al momento non ci interessa. Impostiamo tutte le frequenze. Siamo in curva, quindi è bene dare delle frequenze più basse. E diamo ok. Ed ecco creata la nostra rampa. Vediamo quello che abbiamo creato fino a questo momento. Perfetto, parte qui questo è un errore di modellazione facilmente risolvibile. Qui sostanzialmente abbiamo creato un tracciato che si connette dalla strada secondaria alla strada principale. Completiamo la realizzazione della rampa. E andiamo a realizzare una polilinea per creare appunto la corsia d'ingresso molto grezzamente. La faccio così, ovviamente va progettata. Ci sono delle specifiche da rispettare, ovviamente. E completiamo questa parte. Per completare questa parte ci serve un'ulteriore sezione tipo che la chiamiamo corsia ingresso uscita, sia per l'ingresso che per l'uscita. Sostanzialmente è uguale a questa, cambia solamente la larghezza, anche se poi possiamo dare degli obiettivi. Quindi corsia ad asse rotazione variabile, lato destro, larghezza diamo 4, la stessa della rampa, pendenza trasversale 2,5, lato destro. Ok. Quindi completiamo questa parte, basta selezionare il tracciato, modellatore, chiamiamo corsia d'ingresso, tracciato strada secondaria destra va bene, profilo strada secondaria destra va bene, sezione tipo corsia ingresso uscita, superficie obiettivo nessuna, diamo ok, e bisogna stare attenti perché dobbiamo dare una progressiva iniziale, che è questa, una progressiva finale, che è questa qui, un obiettivo larghezza che è la polilinea creata, quindi selezioniamo la carta. E gli diamo questa polilinea, diamo ok, e
e ricreiamo il modellatore. Ovviamente bisogna cambiare le frequenze. Penso che una frequenza di 1 metro vada più che bene. E questo è quello che abbiamo realizzato. Facciamo la stessa cosa da qui. Quindi tracciato, modellatore, corsi in via uscita. Tracciato strada principale destra va bene, profilo strada principale destra 3-6 va bene, sezione tipo corsia ingresso uscita. Impostiamo prima cosa di tutto le frequenze. Diamo ok, come obiettivo larghezza, selezioniamo da carta questa polilinea. Diamo ok e ricreiamo il nostro modellatore. Qui abbiamo fatto l'errore di non selezionare un punto iniziale e un punto finale. Poco male perché ritorniamo in parametri come progressiva iniziale. Diamo questa come progressiva finale. Selezioniamo questo punto qui. Ricreiamo il nostro modellatore e questo è il risultato. Possiamo vedere globalmente quello che abbiamo fatto. Non ho selezionato le corsie d'ingresso. Selezioniamo tutti i nostri modellatori, dovrebbero esserci tutti, e questo è il risultato. In un successivo video vediamo come completare questo svincolo e utilizzando ulteriori tracciati connessi. E appunto completare anche con la realizzazione delle scarpate l'intersezione appena creata.